He'll never give what you're wanting, not what you need. Can make up your mind. Buongiorno ragazzi, benvenuti a un altro video. Questo è il day 2. Ieri sera sono arrivati Serena e Riccardo. Siamo andati a fare un night shoot dopo che ci siamo conosciuti e è finito tardi. Stamattina invece ci siamo divisi in due bande. Riccardo adesso sta in ufficio e io lo raggiungo fra poco. Serena invece è andata insieme a Sammy e a Stefi a iniziare a shootare per il suo video Kaizen Ambassador. Vogliamo fare un video fatto apposta per ogni singolo ambassador che abbiamo nel team. E alla fine in questi giorni il fitness, almeno la dieta, viene un attimino in secondo piano. Però sto mangiando comunque bene. Ieri sera abbiamo fatto la carne con l'avocado, con le verdure, tutto. Per quanto riguarda l'allenamento invece, oggi andremo tutti ad allenarci insieme. Probabilmente io, Serena e Riccardo seguiremo tutti lo stesso allenamento, che sarà un botto figo e interessante. Quindi sì, vi porto un pochino con me. Spero che vi piaccia. Lasciateci un like se è così e godetevi il video. Scusate, questo è lo studio di Kaizen Atletica? Allora, sono nel posto giusto. Come va? Stai a giocare? Stavo giocando col pallone. Un po' incasinato sto posto, regalo, poi ieri vi faccio vedere. Abbiamo creato delle ambassador boxes, una a testa. Riccardo, questa è tua? Yes. Ti è piaciuta? Che dici? Bella figa. Ci sta un sacco il cappellino. White on black. Secondo me i colori questi qua stanno un sacco. Ti piacciono? Sì. Dai. Poi bro, per uno così. Andiamo in palestra, andiamo a spaccarci? Eh sì, aspettiamo gli altri. Ah. Andiamo. Loro dove sono? Non lo so, io li ho chiamati due volte e non mi hanno risposto. Ieri dov'è? Ieri sta a casa ancora. Io ero morto ieri. Sì? Mamma mia. Vabbè, aspettiamo gli altri e riprendiamo il vlog. Allora, noi siamo allo studio con Riccardo e gli altri. I'm just thinking, perché siamo in sei, no? Mi hanno messo dietro come bimbi piccoli. Andiamo allo show e proviamo a reperire gli altri che si sono persi. Mi sa. O stanno lavorando troppo e non ci cagano, sono troppo presi. Un po' di kebab pre-workout. Yeah. Per un bel pump. Questo sale. Questo sale. Carbo. Ti piace? Lo approvi? È pioggia, eh? Andiamo in palestra, ci siamo recuperati. Abbiamo recuperato Serena, Sammy. Mamma mia! Right, ci state. Vedrete che bella palestra e vedrete la gente come si allena a forte. Siamo noi con i forti che stanno arrivando. C'hai ragione. Serena, ti un po'. Diciamo che le rompo così io. No. Ma sì, tu non hai bloccato niente per ora. No, perché tutto. Cioè, per nostra cioè... casa deve un po' cazzo. Un sacco di scuse. La verità è che gli siamo antipatici. Allora, raga, noi siamo appena arrivati in palestra, loro stanno filmando. Steffi, com'è andato il filming? Tutto allora, bene? Per ora sta andando benissimo. Inizieremo a filmare anche Riccardo qua. Dobbiamo fare qualcosa di maschio, eh. Ah sì, tu sei pronto? Sammy, te come stai? Ready, facciamo un mega video su Instagram di tutti voi, quindi andate a seguire Kaizen su Instagram. Grande. Serena, andato bene? Sì, io pure per riscaldamento 120 kg di deadlift, adesso sono pronto. Allora dai raga, noi iniziamo ad allenarci e facciamo un bel workout, non so che cosa, full body. Io sarei dal petto però. Ah ok, alright. Vai! Dai. Ti ho ripreso tradimento con la tua fotocamera. Fino alla fine. Non so com'è la nuova. No, ci sta. Ok raga, abbiamo appena finito l'allenamento, lo shoot. Solitamente quando ci stanno già solo una telecamera, l'allenamento, almeno per me, la qualità scende. Oggi ce ne stanno 5, però almeno ci siamo divertiti. Ricky, andata bene? Sì, bene. Sere, andata bene? Alla grande. Ele bene, siamo in là, tutto. Prima giornata di shooting è andata, in realtà dobbiamo continuare a filmare ma siamo tutti un po' stanchi, quindi li riportiamo, se no li spremiamo troppo i nostri ambassador.
E allora, voglio prendere questo tempo per parlarvi dei capi che lanciamo. Siamo live adesso, se state guardando, quindi andate sul sito se volete. Io sono alto 180 cm, il mio peso la mattina è sui 74-75 kg e preferisco e tendo ad indossare sopra una L in praticamente tutto quello che facciamo, quindi sia nella drop shoulder, che questa è la drop shoulder che state vedendo qui indosso adesso, che nella canotta che è poi qua sotto. A me personalmente piace il look della canotta anche L, potrei anche prendere una M se la volessi più attirata, ma mi piace semplicemente, fagli vedere un po' la combo, bro. Mi piace mettere la canotta sotto, la drop shoulder sopra, così quando vado in palestra mi alleno con la drop shoulder, poi quando c'ho un bel bump mi tolgo la drop shoulder e ho la canotta sotto. Se andate a vedere il sito troverete tutta la descrizione sotto ogni capo, vi farà più o meno capire sia il look che il fit. Qualsiasi domanda potete mandarci un DM su Kaizen Athletic che rispondiamo a tutti. Vi faccio vedere un attimino, quindi abbiamo la nostra drop shoulder shirt, ce l'abbiamo in quattro diverse colorazioni, la nera che è bellissima con un logo ricamato che non se ne va, che ricorda un pochino la Ralph Lauren, navy blue, e qui abbiamo anche il logo ricamato che però è una sorta di bianco bello acceso, un pochino ricorda un argento, no? Abbiamo anche quella in fuoco che bomba, anche qua il logo in argento, e su tutte abbiamo messo questo back panel per accentuare veramente la schiena. Poi le due canotte che sono veramente una bomba, molto semplici davanti e minimaliste, nessun logo, e dietro abbiamo un bel logo centrale sulla schiena come vedete, ed è, non so se riuscite a vedere, ma è in 3D, quindi se toccate vedrete un pochino che è in rilievo. Sono tutte e due un blu, ma questo è più un blu molto acceso, un blu verde, un po' un blu acqua, e questo invece è un blu grigio un pochino più spento. Abbiamo anche aggiunto due cuciture qua sulla schiena per accentuare ancora di più il V-shape. E poi avremo due shorts, vi faccio vedere questo short in nero, abbiamo il Kaizen Script logo qua dietro e abbiamo il solito icon logo sempre tutto ricamato. Abbiamo anche le zip laterali su entrambe le tasche, YKK zippers che non si rompono, così che puoi metterci dentro un portafoglio qualsiasi cosa, così che quando fai la panca non ti cade niente. E ce l'abbiamo in super black e anche in charcoal gray che sta indossando il Sammy. E io in sotto metto una S perché mi piacciono attillati, potrei anche mettere una M. Quello che abbiamo fatto, se andate a controllare il sito, è semplicemente c'è una differenza non tanto di fit ma più di look, come lo vuoi indossare te. Quindi se lo vuoi più largo, più in stile americano, va benissimo fare un size up, quindi prendere una taglia superiore, perché il look diciamo di base è slim fit. Poi abbiamo questi due Knight crew neck sweatshirts, uno sempre navy blu, anche qua logo ricamato, abbiamo usato logo ricamato praticamente su tutto tranne la canotta, e qua invece in light gray, sono bellissimo. Questo è un tessuto più elastico, questo invece è più un tessuto da lounge, da uscirci la sera. Anche qui ci sta un bel back panel sulla schiena, abbiamo delle raglan sleeves, abbiamo un colletto bello rinforzato, è bellissimo, vi consiglio veramente di andare a dare un'occhiata al sito se siete interessati. E anche per donzelle, se ci state, abbiamo fatto tre shorts bellissimi, e anche lì per le taglie sarà tutto spiegato sul sito. Per ultimo abbiamo i due cappellini che sto indossando in nero con una cinturina, come vedete qua, di metallo. Ce l'abbiamo anche identico ma in bianco, anche qua logo ricamato. E poi abbiamo un mega pezzo forte che, se ci seguite su Instagram, l'avete già vista. Guardate qua che spettacolo, è la primissima e super qualità lever belt di Kaizen. Se volete fare degli squat pesanti o deadlift pesanti, questa può aiutare a aumentare l'intra-abdominal pressure e sollevare più carico. L'abbiamo fatta in triple black, quindi è tutta black, black, black su black, tutta nera su nera. Guardate che bomba, super clean, opaco qua, opaco qua. E niente, se vi piace qualcosa, se cercate qualcosa per la palestra ma anche fuori, noi siamo il brand, secondo me, di riferimento. E niente, questo è tutto, cioè i tessuti che usiamo sono ottimi, cotone, elastene, quindi sono confortevoli, respirano, perfetti per l'estate, ma sono anche un sacco elastici da indossare anche in palestra. È quel perfetto mix di athleisure che abbiamo provato a creare tra vestiti che puoi mettere in palestra, e poi se avessi un aperitivo subito dopo ci puoi anche andare. Quella era più o meno l'intenzione che volevamo fare con questo lancio estivo.
final chat, raga, di questo video. Grazie veramente un sacco se siete arrivati fin qua. Io spero che sei andato a dare un'occhiata sul sito, perché vorrebbe dire veramente molto per me. Oggi proprio culmina il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 4 mesi, creando veramente dei capi secondo noi pazzeschi, ma molto più dei capi, che è la filosofia Kaizen, che per chi mi segue dall'università magari posso raccontare un attimino la storia. Praticamente nel 2019 io mi sono laureato in ingegneria meccanica e la mia tesi era proprio su Lean Manufacturing, una tecnica che viene usata nella produzione, e è proprio questa filosofia di Kaizen, che vuol dire, è giapponese per miglioramento continuo. Praticamente si prova sempre a migliorare in qualche modo, non è un processo con una fine, è un processo circolare che continua sempre. Anche da questo abbiamo, diciamo, messo come nostro slogan o come nostra emoji, usiamo il simbolo dell'infinito. E se veramente ti ho dato qualcosa con gli ultimi video, qualsiasi cosa, apprezzerei semplicemente che vai sul sito e dai un'occhiata se ti piace qualcosa, ci sostieni. E abbiamo un grosso sogno, questo lancio è stato veramente duro ma anche veramente bello dal punto di vista sia del content che abbiamo creato che proprio dal team. È la prima volta che alla fine dovevamo gestire, e ho imparato a gestire, o sto imparando a gestire, non solo me, non solo un'altra persona, ma siamo veramente un team abbastanza grande, anche di ambassador, e non ce la farei senza tutto il sostegno di chi mi sta accanto, di Simon in primis, di Steffi, di Ele ovviamente, di nostri ambassador, vostro, e sì, quindi questo è quanto, raga, nient'altro da dire, grazie di tutto il sostegno, potete usare il codice Giulio se volete un extra sconto del 5%, ci sarà pure spedizione gratuita, mi sembra, sugli ordini sopra 75 euro. Se vi piace qualcosa, non vedo l'ora di vederti indossare le cose, quindi sì, taggami mi raccomando se compri qualcosa, oppure mandami un DM così posso ringraziarti personalmente. Questo è tutto, ti ringrazio di cuore e ci vediamo molto presto, keep improving, e spero che da te faccia più bel tempo, perché qua stiamo al 14 luglio e tipo piove tutto il giorno. Vabbè, grazie del sostegno, raga. Ci vediamo nel prossimo video.